partendo dalla fine, proprio dalla fine, credo che la partita sia stata girata ancora una volta, poi con due bombe, due invenzioni di Maio di grandissimo talento, anche se poi noi abbiamo avuto la palla per vincere sia nei tempi regolamentari che nel supplementare. Naturale che i complimenti vanno a Varese perché per lunghi tratti ha condotto. Partendo invece dall'inizio, credo che i primi due quarti proprio non siamo scesi in campo, siamo stati brutti, mediocri in qualsiasi aspetto del gioco, come impatto, come difesa, sembravamo veramente imbambolati con tante palle perse. Terzo e quarto quarto abbiamo fatto una partita completamente diversa, devo dire che la zona è stata decisiva per rientrare, siamo riusciti a mettere anche più di una volta la testa avanti, la partita credo che fosse ben indirizzata, per quanto poteva poi essere decisa da episodi da una parte o dall'altra. Ripeto, abbiamo avuto la palla per vincere, credo che su un paio di bombe di Maio ci sia anche una grande responsabilità sulle scelte nostre in campo, cioè due errori ripetuti, ma vanno fatte quei canestri, quindi complimenti a Varese, complimenti a Maio che ha messo quelle bombe, e noi dovremmo secondo me riflettere, perché in campi come questi avere un impatto di questo tipo poi ti costringe a delle rincorse, a un spendere energie fuori dalla norma, andare con quintetti atipici per quanto abbiano pagato, anche perché avevo giocatori che proprio non sono arrivati a Varese, e quindi questo è abbastanza preoccupante, perché poi lo sport della pallacanestro è uno sport per persone intelligenti, quindi dovremmo riflettere su questo. Mi prendo certamente la reazione, mi girano le scatole perché la partita sinceramente poteva essere portata a casa, ma questo, ripeto, non toglie i meriti a Varese che per lunghi tratti, perlomeno i primi 20 minuti, ha decisamente controllato bene la partita, anche se poi dopo siamo stati bravi a rientrare.